Oggi siamo al 13 di luglio e si è concluso questo periodo di 15 giorni in cui la vicaria, questa galleria d'arte, questo spazio bellissimo della città di Trapani, ha ospitato i miei quadri. I miei quadri che iniziano dal 1974 ad oggi, 96 pezzi di vita vissuta in vari momenti e che suscitano in me tanti ricordi. Nel corso della mostra, tra i miei visitatori, ho avuto il piacere di conoscere Jali Diabat. Jali è un musicista senegalese che suona con questo strumento che in Europa non è molto conosciuto, se non evidentemente agli addetti ai lavori, coloro che lavorano al conservatorio, che studiano al conservatorio, gli insegnanti, eccetera. La cora è chiamata da noi l'arpa africana, uno strumento che ha le caratteristiche, già lì poi vi potrà correggere se sbaglio, le caratteristiche di strumento a corda e nel contempo di essere uno strumento a percussione che possono usare soltanto nell'ambito dei villaggi del Senegal alcune fasce di categorie di persone per delle ragioni evidentemente di ordine e rituale del loro. Orbene, ritornando alla mia mostra, quando la Arcia Malatesta mi ha organizzato la mostra e così mi sono trovato l'idea di esporre i miei quadri, quindi di fuoriuscire per quella che era stato un po' il mio percorso artistico di tanti anni. E allora Giovanna Vacirca mi ha detto come intitoliamo questa cosa, mi ha detto, e io ho detto subito, tre pagine di una vita. È stato un fulmine, in un attimo ho stabilito la parola pagina. Vorrei che la mostra non ha intenti autobiografici, vorrei dire, perché sarebbe risultato anche un po' pesante l'idea dell'autobiografia, perché in fondo ognuno ha i suoi problemi, se ne vive, eccetera. Non è questo. La parola pagina deriva è stata una idea dalla parola tedesca Seite, che probabilmente in inglese vuol dire Zeit, si dice Zeit, come per esempio West Side Story, e la parola Seite è pagina, lato e aspetto, quindi il lato anche di un triangolo, il lato di una figura geometrica o l'aspetto, tre aspetti di una vita. Anna mi ha detto, e cosa ci mettiamo? E allora sono sgorgate proprio dal mio animo quelle parole che sono le seguenti. Vorrei ancora ascoltare il miagolio dei miei gattini nelle sere d'estate e poi i verdazzurri delle note circensi per terminare con quelle di un flauto traverso da seguire sino al porto della notte. Quindi questo percorso di 15 giorni, possiamo dire tre pagine di 5 giorni, 5 giorni e 5 giorni, termina non con un flauto traverso da seguire verso un porto della notte, ma con una arpa africana che viene da un sessantenne dato come una sorta di continuazione verso un giovane che ha esattamente la metà dei miei anni. E poi voglio dire questo, che oggi abbiamo parlato un momento con Jadì e ci siamo accorti di avere una grande cosa in comune, oltre che l'amore per l'arte e quindi nelle varie espressioni, sia in quella musicale che in quella pittorica, e in tre o quattro quadri anch'io delle annotazioni etnico-antropologiche, ovviamente della nostra realtà, non può essere mai ovviamente
di quella loro, e mi sono accorto che in noi, che dentro il nostro animo c'è una grande affinità, un comune denominatore. Siamo tutti e due uomini del sud, cioè il nostro sud e il loro sud. E allora veramente la fratellanza. Io sono stato presidente del Club UNESCO di Trapani nel 98 e nel 99 e ho sempre cercato di portare avanti il discorso di pace, fratellanza, cultura. Ho difeso le arti, sono stato presidente anche della cooperativa Teatro della Vetta per ben 2 anni e in tutte queste sedi ho incoraggiato questi incontri. Non si tratta di contaminazioni fra un'arte e l'altra, si tratta di completamenti e di incontri fra sensibilità, perché se vogliamo essere veramente europei noi, europei nel senso migliore della parola, allora accogliamo le culture degli altri e siamo certi che veramente eleviamo il provincialismo dell'essere italiani a un nuovo modo di essere europeo, nel senso in direzione della pace. E così anche nell'ambito africano ritengo che oggi il mondo è un grande organismo in cui ogni parte non può fare a meno dell'altra, e se una cosa va male a noi va male anche agli altri, e se va bene a noi deve andare bene anche agli altri. Non si può concepire più il mondo come era una volta, in cui c'è la parte forte e la parte debole. Rendiamoci conto, siamo tutti fratelli e dobbiamo lavorare insieme in un mondo nuovo, pieno di speranze, di cultura, di scienza e soprattutto di amicizia. È questo che voglio dire, faccio tanti auguri a Jadì, che questa proposta venga poi accolta in Italia. In Senegal è conosciuto in quanto che ha avuto degli incontri nell'ambito della televisione senegalese. Vogliamo che da questo momento che parte in nuce un artista, un musicista, possa avere un proseguo in Italia e perché no anche negli altri paesi europei. Va bene. Intanto per prima di cominciare, anche io dico 2 parole. Io, a parte quello che ha detto Gianni Vinti, io sono questo strumento e poi è da circa da 3 mesi che mi trovo qui in questa zona per lavoro, e quindi sono qua per motivi di lavoro per 3 mesi che vengo qua, abito proprio qua accanto, abito appartamento qua e mi trovo invitato di passare qua, poi leggere dei cose poi per priorità, poi sono entrato a visitare qua un giorno. Ho trovato che c'era anche un'altra ragazza pittore che aveva fatto qua la sua esposizione, quello si chiama Matilde Tortorici, forse che mi ricordo. E poi da questa occasione poi ho conosciuto questo posto, poi passando ho che c'era anche un'altra mostra, ho visto che è una mostra del signore Goro Pinti, e sono entrato qua, ho trovato che sono stato molto accogliente, perché quando sono trovato qua poi la signora che mi parla francese, lui mi fa vedere i suoi quadri. Ovviamente ho trovato proprio delle espressioni che sarebbe comunque queste che si parla, quando si parla dell'arte, questo. Anche c'è una frase che mi piace molto, che dice che quando vuoi essere qualcuno devi smettere a essere chiunque. Quindi questa è l'arte, perché l'arte è attraverso, è questa opera che noi abbiamo, attraverso quali siamo solamente noi. Siamo solamente noi, perché quello che faccio io, quello deve essere mio, perché io, se io suono questo strumento, che come chi si abitua con la mia mano che sente suonare, se anche nel buio qualche volta si sentirà suonare questo strumento, perché dire cose sarà un tocco di genio, perché comunque l'arte è proprio quello, e anche la pittura, quindi le cose in comune che lui diceva prima, sarebbe questo, perché l'arte sono io e tipo la scienza siamo noi. Perché la scienza comunque si basa sulle forme degli altri stabiliti, quindi
se prendi il teorema di Pitagora, lo trovi da qui fino a qui, si arriva a dovunque, troverai che comunque saranno sempre quello. Quindi non si cambia. Però comunque l'arte è l'espressione personale, quindi. E poi queste cose è successo, poi parlando, poi ho detto che anche io sono un artista, poi abbiamo parlato, abbiamo proprio io, poi lui è venuto a curiosità di conoscere questo strumento. E ragazzi, comunque, volendo cosa che guarda questo strumento qua, magari se ne magari noi, così via, l'ascoltiamo. Ah, facciamo una cosa carina, mettiamo sapere un po' di gente. E va bene, io con piacere sono qua, non costa niente. E poi mi sei comunque, poi, a dire la verità, a parte i miei colleghi di lavoro, la prima volta che mi aveva aperto il caffè la signora, no? Qua siamo incontrati qua, ok, se non va a prendere il caffè più mio marito, vieni, ti offro un caffè. E l'ho preso, quindi già, e questo fatto è stata proprio una cosa molto molto bella. Io ho sempre visto che comunque hanno sempre questo entusiasmo di magari di parlare con me, quando io passo qua, rientro, poi non mi lascio neanche andare perché parliamo, abbiamo sempre la cosa da discutere. E poi il francese mi piace anche la signora che la parla molto bene. Ma poi finiamo la chiacchierata, anche se è molto importante. E ora torniamo alla cora. Questo si chiama cora, è uno strumento africano che fa parte della mia tradizione. E non so se sapete questo famoso detto che in Africa, della mia cultura, proprio la cultura mannenga, dove comunque la società è divisa in casta, in gruppo, no? Poi ci sono gruppi che si occupano di determinate cose e altre no. Quindi io faccio parte di questa casta che sono la casta degli insegnanti, dei suonatori, di quelli che hanno tramandato le storie da padre in figlio. E da otto secoli questo strumento che suonava mio papà e suonava mio nonno, i miei avi, fino a 8 generazioni fa, quindi arrivato a me. Io lo dovrei tramandare anche ai miei figli, con loro anche fino all'ultima generazione. E faccio parte, comunque la mia figura si chiama la figura dei griot, il mio nome è Jali e proprio viene di questo perché è proprio la parola che rappresenta la mia figura di Jali. Jali comunque si parla del legame di sangue, che sarebbe un griot, non si può mai diventare, però si nasce. Se qualcuno magari suona questo strumento oggi, non è per forza che è un griot, perché può suonarlo, però il griot deve nascere in famiglia, deve avere il sangue, quindi il cognome che definisce proprio queste persone, che sarebbe il cognome di mio padre e di mamma, quindi sono comunque una cosa tramandata da questi anni. Poi, così per non avere molto di chiacchierare, vi faccio sentire qualche un brano. Che si suona molto per l'amicizia, visto che comunque queste cose oggi si sta succedendo perché l'amicizia è stata l'amicizia che mi ha portato oggi a fare queste qua. Quindi vi dedico questo brano in strumentale senza canto. E buon ascolto. Thank you.
si è creato tramite queste belle persone. Grazie, tu quando no? vuoi, tu quando vuoi, ormai siete tutti amici, però la partenza è sempre da loro. Allora, faccio un altro brano perché comunque la cora è, come raccontavo, è uno strumento che racconta storie, è uno strumento che va avanti, il repertorio della cora è, quando sono da solo è proprio questo, perché cerco di seguire la tradizione, perché ho fatto delle cose pazze che comunque con altre contaminazioni che sicuramente ascolterete quando sta un'occasione. Però cerco di raccontare anche queste storie, tramandarlo anche io, perché la cora, di pronto devo fare, si chiama Sanu ora. Sanu è l'oro che dice che l'importanza della vita non è ciò che magari abbiamo in mano, però la prima importanza, se tu hai qualunque cosa che tu puoi avere, se non hai con chi di condividerla, quella cosa non ha senso. Quindi la ricchezza senza le persone con cui condividere questa cosa non ha senso. Quindi dici che prima l'importanza è darlo alla persona che tu hai, alla persona che tu hai. Molto spesso abbiamo tendenza a guardare ciò che ha una persona, o magari dalla sua provenienza, o da quello che mette, tipo vestito che mette, o magari le scarpe che si mette. Molto spesso comunque siamo, perché la società sicuramente ti impone a questo, perché come ogni se, certo, non vado a lavorare in una, anche per il lavoro semplicemente che faccio io, ma non posso andare con un fratello, per esempio, no? Deve essere in certo modo. Però non possiamo magari sempre criticare chi si, quello si veste in questo modo, magari forse una persona sporca, una persona di magari di malafede, una persona deve essere vista male, o che è nero è cattivo. non è questo. Quindi questa parola dice questo. Diamo molto di importanza all'essere umano. Grazie. 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 Graz
Di origine è un brano che si chiama Jarabi, si chiama Amore. Io l'ho chiamato Nanna, si viene la mia lingua mamma, perché ho sempre detto nella vita io posso conoscere anche tante persone, tanti amori, però quella a cui amore sono sicuro che non mi abbandonerà mai, anche se mi comporto chissà come, è quella mamma, perché comunque no, non è solo il papà, no? Però dico mamma, perché comunque si dice che la donna è il sesso debole, in senso, quindi per questo motivo chiamo magari questa bambina per questo motivo, e quindi lo dedico a tutte le mamme. Questo brano è tutto. Thank you.
nyoje jangaru mani jangaru de kanubanna awa ya rabi kolema. Allora, è stato un concerto assaggio. Oggi comunque già ho fatto tanto perché dopo il Ramadan, no? Quindi era la sigla che c'è. Sì, che mangiamo dalle 4 di mattina e poi noi si mangia fino alle 8 e mezza. Quindi fra già suonare e cantare, per chi suona e canta sa cosa significa. Soprattutto comunque non è che venga a sforzarvi tanto perché già se mi sta avendo manifesta. Però visto che comunque si sono arrivati gli ultimi adesso, dedico altri due brani. Non di più. Lui studiava qua, studiava il jazz da qua, lo scontrino si chiama. Per la sua laurea si è laureato studiando la musica nera attraverso me, quindi ha scritto i brani miei e questo qua che è appena, no, sì, questo qua che è appena fatto è l'altro, è uno dei brani che lui ha fatto un libro proprio scrivendo i miei pezzi proprio. Quindi ha chiamato Jerry Songbook, però ancora non è pubblicato questo libro, quindi abbiamo siamo venuti a suonare qua credo nel 2009. Sì. E poi per la prima volta abbiamo fatto un bel disco che uscirà entro fine estate o dopo. Thank you.
ho suonato con questo amico mio che si è lavorato qua, che suona la chitarra, e sua sorella è pianista, grandissima pianista, studia da quando è piccola, ora vive in Germania. Poi abbiamo fatto questo brano tra cora, pianoforte, chitarra, percussione e la voce di un amico arabo che cantiglia sotto, e poi un testo derivato dall'Africa, è recitato poi da me in francese. Stupendo. Comunque, vi consiglio di ascoltare. Quando uscirà il disco, per favore, mi raccomando, non copiatelo quando... Sì. Purtroppo si fa. Purtroppo si fa. Ok. Vi faccio l'ultimo brano, che si chiama La Decisione. Allora, sempre non è un brano che deve essere un disco, che uscirà, quando uscirà, quando uscirà, comprerete perché gli amici... Sì. Io dico così, amici, perché... Qualcuno mi dice che no, io non devo comprare perché siamo amici. E io dico, scusa, perché sei amico? Se il disco costa 19 euro, tu lo compri a 60 euro, così mi devi aiutare. Si chiama Alalaki. Thank you.
Io voglio dire questo, prima di tutto grazie, veramente sono stati momenti incantevoli. E poi voglio dire che Jalil ha fatto in amicizia e non ha voluto niente. Lui è un professionista che fa nel mondo dei concerti. Spero che possa continuare sempre. Volevo ringraziare moltissimo mia moglie che mi ha aiutato in questa avventura e di organizzare questa mostra con la quale domani facciamo 25 anni di matrimonio. Oh. È stata anche una maniera di festeggiare questi 25 anni di una vita familiare assolutamente serena e le mie figlie che mi hanno altrettanto incoraggiato e in particolare la grande che studia disciplina dell'arte e della musica e dello spettacolo ed è veramente molto in gamba e in questo momento si trova in Francia per studi. È stata a Pisa, a Roma, in questo momento in Francia per approfondire alcuni aspetti. E dobbiamo poi ringraziare l'Arci. L'ho ringraziato all'inizio e la ringrazio nuovamente per la qualità di questi.